Grave incidente sul lavoro questa mattina a Montesano sulla Marcellana nella frazione Scalo. Due feriti, uno gravissimo trasferito in elisoccorso al Ruggi Dragone di Salerno, uno con ferite agli arti inferiori trasferito invece all'ospedale di Polla. Il primo è residente a Sassano, ha 50 anni ed è originario della Romania, il secondo è un giovane residente a Padula. Sulla dinamica dell'incidente e la ricostruzione di quanto è avvenuto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Buonabitacolo e della compagnia di Sala Consilina. Sul posto anche il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. Secondo una prima ricostruzione stavano mettendo alcuni pilastri nella parte superiore della struttura, quella che poi diventerà una canonica. A un certo punto all'improvviso è ceduto il solaio, i due operai che erano sul piano superiore sono crollati insieme al solaio e sono stati sommersi dalle macerie. Per questo le ferite soprattutto si trattano di fratture per quanto riguarda il giovane di Padula. Invece per quanto riguarda il cinquantenne rumeno il quadro clinico è molto grave e per fortuna è stato immediato l'arrivo del personale del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.